qualcuno? Sei un mio follower? Puoi sempre seguirmi sui miei canali social. Alexa, musica. Alexa, luce bagno. Oh, finalmente. Ma che cosa, Ka? Ma chi? Maledizione! È la settima volta che ripetiamo questa dannata scena! Ti sembra questo il modo di morire? Effettivamente, più che urli sembravano ansimi. Qualcuno le ha spiegato la differenza tra film horror e film porno? È morto? Oh mio Dio! Non sono protesi. Ah! Ma controfigura, che ti è successo? Stavo cercando il mio costume di scena, ma qualcuno mi ha tramortito. Ma se tu sei lì, chi diavolo c'è dietro le mie spalle? Oh! La signorina Allison? Chi siete? Che cosa volete da me? Vi avverto, sono femminista, sono cintura nera di difesa personale. Vogliamo solo farle delle domande. Siamo della polizia. Perché sono qui? Ora si taccia. Non si permette di utilizzare quel tono di superiorità con me. Non mi faccio intimidire da nessuno. Nella notte il regista Matthew Smallpines è stato assassinato durante le riprese del film. Oh mio Dio! Lo conosceva? Certo, era un candidato alla prossima edizione del concorso cinematografico che organizzo con la mia associazione. Ci parli di questo suo concorso? D'accordo. Ogni anno, da anni, dedico anima e corpo a questo festival, mossa semplicemente dalla passione che nutro per il cinema. Non ci sono requisiti di alcun genere a cui attenersi. Chiunque può partecipare con qualsiasi opera cinematografica, purché sia girata nella nostra splendida città. Una città ricca di cultura, monumenti sfavillanti, personalità eccentriche e aneddoti storici sanguinosi che... Questo è il punto, signorina. Matthew Smallpine è soltanto l'ennesima vittima di un serial killer che prima ha ucciso Alberta Free e poi Simon Stripe. Cosa? Free e Stripe sono state assassinate? Erano anche loro cineaste partecipanti al suo concorso? Sì, sono state vincitrici della prima edizione del festival. Oh, povere loro. Ma la stampa parlava di fatalità. Inizialmente. Anche noi lo credevamo. Tutto faceva pensare a morte accidentale. Ma dopo la tragedia di questa notte temiamo per... Temiamo per l'incolumità degli altri registi che partecipano al suo concorso. Ma è terribile! Ci aiuti a fare chiarezza. Se davvero esistesse un disegno sadico, quanto può essere lunga la lista di questo fottuto omicidio? Mi piacerebbe non conoscere la risposta, ma ogni anno si presenta sempre il solito pugno di registi, nonostante il cospicuo premio in denaro. Si tratta per lo più di produzioni amatoriali, senza truppe e senza budget. Signorina, ci dia dei nomi. Certo! Il favorito della prossima edizione, senza ombra di dubbio... Jacobs and Last. Silenzio! Jacob è un'anima pura, visionaria ed eclettica, difficile da etichettare. Che cosa sta facendo? Sta filmando la finestra chiusa. Questa non è solo una finestra chiusa, è la metafora di uno sguardo cieco che ci rammenta quanto ancora tutti siamo così incapaci di vedere oltre. Fermi! Lo sentite anche voi? È ancora attecchito all'aria. Covid. Covid. Covid-19. Finestra chiusa. Un film di Jacob San Last. Allora, che finite fa casì? Ma fa di coglioni, dai! Fa di coglioni, dai! Il film di Jacob ha sicuramente del potenziale, ma come quello del vincitore della scorsa edizione, il noto... Steven Aderen. Un attimo solo, per cortesia, sarò subito da voi, detective. Steven è un regista accorto, attento a tematiche sociali. È ora al lavoro su di un war movie dalle tinte pulp. Questi fottutissimi termini inglesi iniziano a innervosirmi, agente. Scusate la tese, è che al momento sono davvero molto busy. Sono at work sul finale del mio new film.
You know, sono di sempre ispirato dalle cultural differences e dall'attualità. Così ho deciso di dire la mia about il conflitto che va avanti da too much time senza una reale risoluzione. Nazi vegane vs. Magic Cassie, a film by Steven Adrens. But anyway, di cosa voleva parlarmi, detective? Detective? Continuando con la lista. Ecco un'altra originale coppia di cineasti, dalle forti personalità contrapposte. Uno è avvezzo ai ricercati film d'essè, l'altro ha un'attitudine più commerciale. I fratelli Michael e Andrea Rovandowski. Sorelle, prego. Mi chiamo Michelle ora. Io sempre Andrea. Sa, il mio nome è un po' come me. Calza un po' con tutto. Se sperate di influenzare così la nostra giuria tutta al femminile, state sbagliando di grosso. Puttana. Traie. Agente, continuo a sentire dei fottuti suoni. Come se qualcuno stesse cercando di omettere delle parole chiave. Si chiama censura, ispettore. È per via del politicamente corretto che va tanto di moda nell'industria cinematografica. Ma dove è finita la fottuta libertà di espressione? Frigide lesbiche transgender. A che genere di film state lavorando? Si potrebbe definire porno. No, è una storia di sesso, di tradimenti, di incesti, sì. Ma anche di intrighi fra classi sociali, di droga. È un cinepanettone maestivo. È un cineombrellone in gergo. Con i film d'autore non si sopravvive, ispettore. Ma noi sapremo dare al pubblico anche spunti culturali, filosofici. Meglio in mezzo in tre che davanti in due. Un film delle sorelle Rovandowski. Ma non riusciamo proprio a trovare un titolo alternativo? Ne abbiamo già parlato, te ne devi fare una ragione. Ci sono altri registi in gara per il suo concorso? In realtà un altro ci sarebbe, ma... Ma? Max. Max Sego. Ma chiamatemi maestro. La volete smettere voi due? Non vedete che c'è la polizia? Comparse. Farebbero di tutto pur di vedere i loro nomi scritti nei titoli di coda. Max Ego è un regista emergente da circa 30 anni. La colpa è di questa cancel culture che boicotta ogni mio film. Agente? La cultura della cancellazione è una locuzione usata a indicare una forma moderna di ostracismo, nella quale qualcuno o qualcosa diviene oggetto di indignate proteste ed è estromesso da cerchie sociali e professionali. Maledetti scocciatori! Ci dica di cosa tratta il suo film! Sarà una tragica storia di amore omosessuale, dove mi addentrerò nelle sottili dinamiche della vita di coppia e che mi varrà il primo premio al concorso. E come si intitolerà questo film? Sono giorni che mi arrovello su questa questione, ma ancora niente. Niente nella mente delle donne. Un film di Max Ego. Ora vi prego di andarvene. Ok, bellezze. Riprendiamo il nostro casting. Max Ego è l'ultimo regista al lavoro su di un film. Non ci sono altri candidati. Bene, signorina. Ci è stata davvero di grande aiuto. Cosa avete intenzione di fare, ispettore? A stomaco pieno, mi verrà sicuramente un'ottima idea per la salvaguardia dei suoi cineasti. Ha provato il burrito vegano di un taco, agente? Da orgasmo, ispettore. Come la pizza al pesto di Ciccio Pizza, del resto. Pertanto, il mio geniale piano è quello di rimanere tutti collegati in... streaming! Così l'assassino non sarà più in grado di agire indisturbato. State voi forse dicendo che siamo in pericolo di vita? Quello che vogliamo dirvi è che un maniaco omicida ha già fatto 3 vittime tra i partecipanti al concorso, per il quale voi tutti state realizzando un film. Pertanto siete tutti potenziali vittime. Ma è terribile! Oltre quanto detto, crediamo sì che... uno di voi sia l'assassino! E per quale motivo, guys? Crediamo che uno di voi stia togliendo di mezzo la concorrenza per essere l'indiscusso vincitore del festival. State sospettando di me, non è vero? Sono il sospettato ideale, bello, giovane, di successo, lo capisco. Ma questo è proprio quello che mi scagiona. Il primo sospettato non è mai il colpevole, è scritto in ogni manuale di cinema. Ad ogni modo non avete prove contro di me, pertanto posso tornarmene al mio casting. Nessuno di noi ha ancora terminato i take dei rispettivi movie. We have to go back to work. Il killer può uccidere noi, ma non la nostra arte. Esatto, se non concluderemo i nostri film, l'assassino vincerà comunque il concorso. Non staremo a guardare senza fare nulla. Alla mia persona manca solo pigiare il tasto invio e poi il mio film sarà ufficialmente in gara a questa edizione del festival. L'assassino non avrà il tempo di impedire la consacrazione della mia opera. Stia attento, San Last! L'assassino è proprio dietro di lei! Faccia qualcosa, ispettore! Sei così focoso. Giulietta, sei così bollente. Ok, nessuno vuole spendere due parole anche per me, eh?
E te chi sei? Sono Pedruccio, il pusher. Mi avete ordinato la pozione di morte apparente. Ma questa è droga dello stupro. Beh, Shakespeare non è che ci sia andato tanto lontano. Ok, ora tocca a me stare in mezzo. Ok, abbiamo finito. Provo un tale senso di vergogna. Donne nude, flatulenze, gente che lo prende in quel posto. L'italiano medio lo adorerà. È venuto anche per voi il momento del vostro final count. C'è stata un'altra carneficina, ispettore. Sergeant, stavo giusto pensando a lei. Le nozioni instillatemi oggi mi hanno fatto molto riflettere. Politically correct, cancel culture, rider del takeaway. Ispettore, ma ha capito che cosa le ho detto? In realtà, solo un concetto non mi è chiaro. Mi può dire qualcosa di più sul blackwashing? Il termine blackwashing indica una recente pratica, prettamente cinematografica, in cui un attore di origine africana interpreta il ruolo di un'altra etnia, col fine di riscrivere e distorcere la storia a fini propagandistici. Esaustivo come sempre, gente. A tal proposito la volevo ringraziare per l'apporto dato a questo film. Come lei stesso capirà, è arrivato il momento di assecondare questa cultural changing. State sostituendo il mio ruolo? Ha riprese quasi ultimate! Non si preoccupi, agente. Tanto il suo personaggio sta per essere messo fuori servizio dal serial killer. Che cosa intende dire, ispettore? Ancora qui, man? Stai creando disturbo ai miei visual effects. Scusi tanto se sono l'ispettore di polizia. Dopotutto, sono solo un espediente narrativo da film di serie B. Compaio solo e soltanto dopo un omicidio, o per formulare delle tesi sbagliate, o per avvisare la vittima seguente. Ah, a proposito, stia in guardia! È già ora di cena, la saluto. Tim, sarò la prossima vittima! Non abbiamo tempo di perdere, dobbiamo subito finire il film! Schwartz, Nigger, tutti i propri posti, let's go! Barney è diventato un hot dog! Qualcuno ha detto hot dog? Oh, merda! Quelle sono le nazi vegane? La produzione di carne non è ecosostenibile. Il consumo di carne è la principale causa del surriscaldamento globale. E ora? Radiamo al suolo questo banchetto di sangue, Nigger. Ci penso io, Schwartz. Oh, merda! Abbiamo ucciso il regista. The show must go on. Ma non erano salvi i nostri proiettili? Certo, li abbiamo caricati noi stesse. Non ammetteremo mai un errore del genere. Certo che no, siamo donne. Ancora per poco. Addio nazi vegane, insegnate agli angeli a come assimilare la vitamina B12. Ho sentito dei fottuti spari. Il fottuto assassino deve essere qui da qualche parte. Ehi tu, fermo! Ispettore, non è come sembra. Maxego, ero certo ci fossi tu dietro questi delitti. Andiamo, ispettore, non crederà che le abbia uccise io. Non sono un maniaco. Allora mi spieghi che cosa ci fa con i pantaloni calati, eh? Sono ancora calde, sono appena morte. Andiamo, ispettore, chi non farebbe del sesso con dei cadaveri? Voi del cinema, siete tutti dei pervertiti. Dammi una buona ragione per cui io non ti debba sparare in mezzo agli occhi. Direttrice del festival, perché? Sono anni che dedico la mia vita al mio festival nella speranza che si consolidi sul territorio. Eppure quello che ritrovo ogni anno sono sempre i soliti incapaci registi. Tolti di mezzo loro, forse qualche nuovo talento incomincerà a prendere questo concorso sul serio. Ormai è troppo tardi. Cosa credi di fare con quel cellulare? Prima di imbattermi in voi, stavo inviando il mio ultimo film al suo concorso. Ho ancora aperta la schermata sulla pagina di invio. Ora può uccidermi. Bastardo! Ma la giuria sarà costretta a premiare l'unico film iscrittosi al suo concorso. Il mio. Bastardo! Preferirei morire che vederti trionfare al mio festival. No! Oh, Cristo! Non starei per fare quello che penso io, vero? Chi non farebbe del sesso con dei cadaveri?